Ok. C'è tutto pronto. Qualche castagna, ho già iniziato a tagliarla. Ok, perfetto. Buonasera. Come stai? Tutto bene? Tutto benissimo anche io, grazie. Eh sì, purtroppo questa sera è iniziata a piovere, hai visto? La mettevano, perciò insomma non ci lamentiamo più di troppo. Poi io sono un po', ecco, col mio chiosco sono un po' al coperto. Sì, poi ho le mie piante, insomma dai, non mi lamento, va bene così. Sì, sono in un posto abbastanza tranquillo, ovviamente purtroppo c'è il via e vai di macchine perché siamo in centro, ecco. Però cosa ci vuoi fare? Non possiamo avere tutto, ecco. Allora, posso offrirti prima una cosa? Mi piace sempre poter offrire alle persone che si fermano qua da me un dolcetto. Dolcetto, insomma, giusto per dare il benvenuto, ecco, nel mio chiosco. Tieni, prendine pure quanto ne vuoi, che ne ho un altro pieno. Ok. No, io non le prendo, perché se ne dovessi prendere una ogni volta che ne offro, guarda, le avrei già finite tutte. No, queste sono solo per, insomma, i miei clienti, ecco, diciamo così. Immagino che tu sia qui per, ok, una confezione di castagne di calda arrosta, ecco, diciamo così. Allora, guarda, io ne ho raccolte qualcuna stamattina. Eccole qui. Qualcuna qui stamattina. Saluta te per caso? Ah, ecco, no, perché io non lo conoscevo. te l'ho detto, essendo in centro purtroppo. Proprio questa mattina c'è un piccolo bosco proprio qualche chilometro fuori dalla città ed è veramente, insomma, molto bello poterci andare, poter andare a raccogliere le castagne, molto bello. Queste qui sono appena prese e non ancora toccate, invece qui ho quelle che ho già iniziato a, come si può dire, si dice castrare, cioè le sono andate a, vedi, a marchiare,
ho fatto una X sopra in modo tale che si cuociano meglio e si riescano ad aprire poi, ecco. Ho questa vecchia pentola, questa vecchia padella che mi porta avanti da anni e anni e anni, perché è veramente fantastica. E queste qui sono tutte quelle già pronte, vedi? Queste qui sono già tutte pronte per essere cotte, vedi? Chi più, chi meno, perché ovviamente poi dipende anche da quanto sono dura, ecco. Ad esempio questa qui era un pochino più morbida e si è rotta un pochino, sì, si può utilizzare sia il coltello, ma io utilizzo, aspetta, che lo prendo. Ecco qui. Io utilizzo un utensile apposta che è questo qui. Vedi? Questo qui tu metti dentro la castagna e ti fa una riga, la rigiri e ti fa l'altra riga. Ma adesso lo guardiamo insieme. Se ti fa piacere, ovviamente. Se no io ne ho alcune già pronte, te le do e siamo a posto. Ok. Vedi? Mettiamo una qui. Ok. Vedi? Ovviamente queste qui che sono più grosse avranno bisogno di qualche ripassatura in più. Vedi? Ecco qui. Puoi provare. Vedi, questa qui che è un po' più grossa, che non ha preso qui, lo rifacciamo giusto proprio così, ecco. Ok. Tieni. Ti do questa qui, dalla forma perfetta. Tieni. Ok. Te la rigiro io. Benissimo. Vedi, è molto semplice. Può essere anche un antistress, un po' come impastare la pasta della pizza, ecco. Vedi? Questa qui l'abbiamo schiacciata un po'. Sia un pochino aperta, ma non cambia nulla. Eh sì, ormai siamo già in pieno periodo di castagne, ormai ci siamo già a novembre. Anzi, fra un po' è Natale. Ok.
Allora, adesso io vado avanti qui e ti vado a prendere un sacchettino di castagne perché insomma ormai è giusto che tu possa mangiarle, ecco. No, mi fa sempre insomma un po' piacere far vedere alle persone che vengono il procedimento, ecco. Adesso io continuo e ti vado a prendere un sacchetto, va bene? Arriva, aspettami.